Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Finalmente iniziano le review con gameplay dei Road to the Finals e ovviamente subito col botto ci andiamo infatti a guardare come hanno reso in game Renato Sanchez e Kimpembe, probabilmente le due carte più hypate e anche le più forti. Quindi mettetevi comodi e iniziamo questa review. Partiamo con Kimpembe, che qui si esibisce in un grandissimo cambio di direzione con l'L2 ed è veramente una cosa che gli riesce benissimo. Guardate anche qua come Mbappé gli taglia dentro e cambia direzione dal sinistro al destro, ma lui è presente. Così come è presente, vedete anche bene su questi interventi automatici, sempre bene piazzato ad intercettare i passaggi. E qui guardate paradossalmente anche che bella conduzione palla che c'ha, palla al piede, ha anche un discreto speed boost. Infatti sto Kimpembe in velocità, guardate come è preciso anche sull'allungo per andare a chiudere i passaggi, precisissimo anche in questo caso nei contrasti, nelle intercettazioni si fa sentire il suo attributo molto elevato. Guardate qui ancora una volta come basta semplicemente andarsi a mettere lì con l'L2 e fare un po' a sportellate per recuperare la sfera. E qui guardate come ha seguito il taglio di Fekir in maniera totalmente automatica, perché io stavo controllando il centrocampista, per recuperare ancora una volta ed evitare guai peggiori. Qui ancora un'ottima uscita in contrasto, qua benissimo reagito alla finta di Scoop Turn andandosi a mettere davanti prima del tiro. Qua ancora una volta uscita precisissima con questo contrasto. Qui guardate di nuovo come cambia direzione insieme al giocatore avversario e nuovamente qui su Mbappé per evitare che il giocatore vada in porta. Quello che non mi è piaciuto è che qualche volta però ha di questi momenti dove l'avversario rimbalza addosso e quindi diciamo che è facile poi preda dell'attaccante arrivare in porta. Qui passiamo invece a Renatino, che si esibisce subito in un tiro a giro da fuori col mancino, che non è il suo piede forte ma era strapericoloso. Ma guardate qua questo palla al piede, ragazzi, fa spavento. Ma avete visto in area di rigore come si è girato? Ed è fondamentale, lo sapete bene quest'anno, potersi muovere così. Ottimo anche lo speed boost, ottimi passaggi. Guardate qua, raga, questo è partito praticamente da metà campo. Si è portato e si è bevuto tutta quanta la difesa come se fossero, non lo so, bambini nel Luna Park. Guardate, destra, sinistra, Varane, flashback di tutti e di più. Boom, disorientati e finalizza. Raga, questo può paradossalmente farà anche la seconda punta in un attacco a due. Guardate come tiene la palla incollata al piede, pronto sia per potersi imbucare ma anche per servire i propri compagni. Guarda, boom, destro, sinistro, tira, fai quello che vuoi Renato, devastante. Qui ottima anche l'intercettazione con la palla che stava per passare sotto le gambe ma invece viene recuperata. Qui guardate che bella allungo rispetto all'84, questa ne intercetta molte di più. Qua cambio di direzione anche per lui ottimo, con l'L2 super reattivo, si sente tantissimo. Qui sull'allungo di Ibrahim si mette davanti col fisico e senza commettere fallo la recupera, si attacca tantissimo all'uomo come potete ben vedere in questo caso qua. Guardate qui ancora come prende palla Gullit come se l'avesse tolta, non lo so, a carrozzone. È una roba veramente no sense sto Renato. Allora, dopo averli provati, raga, sia Kimpembe che Renato, posso tirare le mie conclusioni. Partiamo dal difensore francese e quello che secondo me è il fattore più condizionante lo vedete in alto a destra, ovvero acquistato per 1.300.000 crediti. Questa è una carta che vive di un hype incredibile, perché quest'anno c'è un po' il meme di Kimpembe che è il GOAT, che è fortissimo, tutto quanto. Il PSG ha anche già vinto la partita di andata con Real Madrid, quindi un po' come quando giocate le schedine, no? È come se la quota poi per il passaggio del turno scendesse e quindi in questo caso la carta di prezzo sale, visto che è più probabile che si upgradi. Però in realtà è tutto ancora apertissimo, quindi di base io non vi consiglio di prenderlo ora per via del prezzo, perché è totalmente senza senso. Poi è vero, magari passa il PSG e continua a salire, e se poi arriva in finale il PSG diventa un Toti e allora è ancora un altro paio di maniche. Però non vale mai 1.300.000 crediti una carta del genere, perché per 50.000 crediti in più prendete Marquinhos Toti, che allo stato attuale è il miglior difensore del gioco, ma proprio hands down. Questo Kimpembe gli si avvicina leggermente, ma non sono minimamente paragonabili. Poi, per quanto riguarda invece il rendimento in game, normale alto di work rate che si sente abbastanza bene, anche per quanto riguarda magari quelle che sono le uscite alte, che potete fare manualmente con questo giocatore qua. È molto veloce, mi ha stupito anche lo speed boost, paradossalmente, di Kimpembe. C'ha un'ottima conduzione del pallone, viste le lunghe leve, viste che si tratta di un giocatore di 1,90 m. Passaggi che non sono male,
Agilità 74, reattività 86, devo dire che con l'L2 si muove bene, in particolar modo reagisce ai cambi di direzione avversari molto 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 bene. Forza 91, aggressività 94, quindi vuol dire che si attacca bene all'uomo. Per quanto riguarda le statistiche difensive, un ottimo 88 di intercettazione, 85 di lettura difensiva, che può solo che salire. E il tutto si traduce in un giocatore che è abbastanza automatico, ma è anche manuale, quindi classico giocatore che può essere interpretato con entrambi i modi di difendere. Quello che però mi ha lasciato un po' perplesso su questo Kimpembe è che qualche volta di troppo i giocatori avversari mi sono rimbalzati addosso, nel senso che messo precisamente davanti all'avversario, babum, mi si andavano praticamente a schiantare, Kimpembe cadeva, visto che di equilibrio comunque c'ha 64, e mi andavano in porta a segnare. Quindi me l'ha fatto più di una volta, quindi mi è scattato un campanello di allarme, perché me l'ha fatto la prima e ho detto vabbè, me l'ha fatto la seconda e ho detto ma ha fatto la terza e ho detto ma aspetta, ma allora questo forse è un difetto. E devo dire che probabilmente la cosa che più si fa sentire in negativo di questo giocatore qua. Attualmente, dovendolo paragonare ai giocatori che diciamo sono di riferimento usciti, e sottolineo sempre tenendo bene a mente il prezzo, io lo piazzo dietro a Marquinhos Toti, lo piazzo sicuramente dietro a Varane, ma lo piazzo anche al momento dietro un Rudiger, mentre magari se la va a giocare con un Ruben Dias Toti, insomma si va a piazzare sul quarto gradino di un podio allargato al momento il difensore francese del PSG, che sicuramente è promosso, ma ha questa enorme pecca del prezzo, ribadisco, e poi sarà da valutare anche in base agli upgrade che andrà a prendere, se li prenderà, perché tutti quanti stanno a pensare che il Real Madrid sia lo Spezia, con tutto il rispetto, però la partita di ritorno è apertissima. Passiamo invece al mostro finale, ovvero Renato Junior Loluz Sanchez, ovvero Renato Sanchez. Questo è, penso, un abominio, nel senso che io una roba così forte non l'ho mai vista. 4-4, alto alto, che questo ve lo ritrovate in porta, dopo 12 secondi si è teletrasportato in area di rigore per difendere, anche se tenete semplicemente resta dietro in attacco e non ripiega. 9 partite, 4 gol e 3 assist, perché? Perché questo ha 92 di agilità, 96 di equilibrio, 90 di controllo palla, 87 di reattività. Ragazzi, questa è una trottola, ma l'avete visto che è una trottola? Cioè, tiene palla attaccata al piede, ma next level, pare Messi Toti. Cioè, una roba senza senso. E in un gioco dove troppo, troppo, troppo importante tenere il pallone vicino per creare momentum, no? Per mandare poi in porta i propri compagni, mandando a vuoto gli avversari. Questo qua è rotto, è velocissimo, c'ha uno speed boost senza senso. Ha un buon tiro, soprattutto dentro l'aria, tiro da fuori che sì, partono delle belle mine, però non ha inciso. Il tiro a giro non precisissimo, però non è che gli stiamo chiedendo di fare il De Bruyne a questo Renato, gli stiamo chiedendo di darci qualità e quantità, e lui ve la dà. In particolar modo si sente veramente tanto l'upgrade sia del passaggio corto e del lungo per quanto riguarda i driven pass, sembrano quasi quelli pre-patch. Forza 90, aggressività 91, questo si francobolla agli avversari e tanto si scolla quando ha recuperato il pallone. Stats difensive che sono buone, ma non sono la cosa che paradossalmente fa da risalto su questa carta. Ma anche qua, il Lille comunque è vero che in campionato sta facendo fatica, ma la palla è rotonda, cioè c'è un doppio confronto col Chelsea che è tutto da vivere. Quindi anche su Renato, sinceramente io non vi consiglio di andarlo a comprare adesso, perché ancora peggio rispetto a Kimpembe, non avendo disputato neanche l'andata, basta un risultato largo del Chelsea per far crollare questo giocatore. Credo che qualora dovesse succedere ciò, il prezzo giusto per il centrocampista portoghese del Lille si aggirerà sul 1.100.000, 1.200.000, che è effettivamente il prezzo che vale. Per me, anche per lui, in una virtuale classifica se la va a battere con i top, quindi considerando che per me al momento De Bruyne, Toti, Bellingham sono migliori, lui si va a piazzare diciamo in quella fascia lì. Considerando che Kanté, Toti è meno tecnico ma più difensivo, sto Renato potrebbe anche andarsela a battagliare con Kanté, Toti. Però il prezzo va abbassato sicuramente, perché lo veramente penalizza tanto.
Ma lui veramente clamoroso rispetto alla versione 84, si sente molto di più la sua reattività, si sente questo aumento di passaggio, si sente proprio che tra le mani è un giocatore nuovo, boostato. Lo percepite, percepite che tiene un'aura devastante, quindi veramente, veramente OP, però troppo costoso anche lui.